Allora, buonasera a tutti, ben rincontrati. Oggi abbiamo una grande occasione. Abbiamo qui con noi il professor Bambini, che voi tutti conoscete, professore universitario, arriva dall'Università Politecnica delle Marche ed è una persona però, questo è il titolo accademico, va benissimo, un professore titolare alla sua cattedra, però una persona molto onesta. Con l'entusiasmo che supera sempre il 100%, e quindi non è, quello di cui lui di solito parla non è il suo lavoro, ma è la sua passione. E questo direi che è la cosa che contraddistingue le relazioni di Fabrizio. Io ho la fortuna di sentirlo, grazie come al solito sempre a Gianni, perché adesso Fabrizio Bambini, il professor Bambini, posso dire sicuramente che è un amico. Lo è diventato grazie a Gianni. Quindi in 15 anni di battere il ferro, cioè, ha trovato mille occasioni per metterci insieme e adesso, grazie a Dio, Fabrizio è un amico al quale chiedere un piacere quando c'è un problema da quelle parti oppure un confronto su delle problematiche. E vi dicevo, lo contraddistinguono l'entusiasmo e l'onestà mentale. Onestà mentale che non è mancata, direi, praticamente a nessuno dei relatori che le ha precedute. Però vedrete, Fabrizio, il professor Bambini sarà estremamente crudo nel riportare quelle che sono le sue esperienze. Quindi non pensate che vada a sviolinare cose perché le ha fatte o le ha viste e saprà proporci questo argomento. Io adesso mi è venuto in mente, aveva fatto una bellissima relazione al riguardo, anche commovente, mi ricordo, per certi versi, e sicuramente la sarà anche oggi. Quindi ancora anche oggi sicuramente avremo la possibilità di trascorrere una bella ora interessante col professor Bambini, al quale volentieri, molto volentieri, do la parola, caro Io ti Fabrizio. ringrazio Raffaele perché come al solito c'hai sempre, spendi delle parole sempre speciali nei miei confronti, sai che l'affetto è reciproco. In fondo, durante tutti questi anni, no, abbiamo girato tanto, ci siamo tanto confrontati, ognuno di noi ha conosciuto tante persone e spesso il tempo ci aiuta poi a selezionare, no? Quelle che sono le persone con cui riesci a condividere le sensazioni, cioè a riconoscere, non a conoscere, ma a riconoscere le stesse cose, le stesse emozioni, le stesse passioni e questo fatto e questo sentimento comune rende solidi poi i rapporti col tempo, perché poi le chiacchiere stanno a zero. È sempre il cuore che comanda quello che veramente noi vogliamo fare. Allora io inizio questa chiacchierata perché storia magistra vitae, nel senso che questo è un argomento che io ho trattato nel 2017 quando ho iniziato a lavorare su questo dispositivo che è Trumpet, che è il titolo di questa chiacchierata di oggi. A proposito degli studi molli, ti presento Trumpet. Però per arrivare a quello, inevitabilmente io vi devo raccontare un po', no? Quello che voi stessi conoscete, siamo tutti innamorati del nostro lavoro, della nostra professione. Io ho iniziato con questo caso qui nel 1989. Questi erano degli impianti di Calogero Bellavia. Ed era un punto di partenza. È chiaro che ci sono tante cose sbagliate, oggi le vediamo con occhi diversi. Questo è un caso che si presentò in clinica. Questa signora qui aveva fatto questo lavoro nel 77. Ora, nel 70, è chiaro che poi tu lo vedi così e dici, ammazza, è venuto giù tutto, no? Certo, nel 2013 è venuto giù tutto. Ma se analizziamo questo lavoro, in questo lavoro c'è tanta odontoiatria, tanta implantologia di oggi. Storia magistra vitae, è veramente storia magistra vitae, nel senso che tante cose che noi definiamo innovazioni, in realtà sono soltanto l'evoluzione di qualcosa che era già pensato. Qui c'è il carico immediato, qui c'è il coinvolgimento e la solidarizzazione degli impianti, qui c'è la spira larga, qui ci sono tante cose e tanti errori, ma ci sono tante intuizioni. Quindi la signora a cui fu tolto questo lavoro racconta che quando uscì dallo studio di questo dentista piangeva dalla gioia perché era entrata senza denti. Quindi,
parliamo di qualcosa che è successo quando molti, molte persone non erano neanche nate. Poi l'evoluzione, lo sviluppo dell'estetica, la conoscenza di tanti parametri, sicuramente. Siamo passati per questo tipo di interventi in cui andavamo a prendere, e molti che ancora lo sanno fare, prendere pezzi, ricostruire mascellari. Oggi facciamo una chirurgia invasiva, magari cercando di scansare il seno mascellare. Sono cambiate le cose, ma perché questo è proprio il frutto del nostro essere, il tempo che scorre. Ora, l'essere umano si trova all'interno di una dimensione temporale che inevitabilmente ci fa invecchiare, ci fa assopire tante passioni e ce ne fa esasperare altre, ma sicuramente ci dà una grande opportunità se colta, cioè quella di vivere gli errori e trasformarli in successi, ma solo se abbiamo l'umiltà di capire che stiamo percorrendo una strada, che è quella che amiamo, nel caso nostro, il nostro lavoro, cercando di raggiungere non il nostro bene, perché il nostro bene lascia il tempo che trova, ma il bene del paziente, cioè cercare di percorrere quella strada che ci porta, per chi è religioso, verso la verità, cioè verso Dio, o verso il giusto, per chi è come me invece più aperto alle conoscenze filosofiche, alla ricerca cioè di trovare sempre nella storia il motivo del perché accade qualche cosa, che spesso questo perché, come dicevo sempre Raffaele, forse si riferiva a quello, no? È difficile trovare il perché delle cose. Noi spesso pensiamo nella descrizione di un evento di averlo trovato, invece non è vero per niente. Noi possiamo descrivere il come accade. Quando noi cerchiamo di spiegare come l'epitelio si attacca sul titanio, noi spieghiamo che una catena di caterina alfa e gamma si attivano e vanno ad agganciarsi e creano questo sigillo sul titanio. Va bene, questo è il come, ma perché questo accada rimane il mistero della vita. Ed è il mistero che circonda, come sempre, anche il bacio, no? Il bacio è il mistero più grande, perché esiste questo modo per cui due persone hanno l'esigenza di baciarsi. E qual è il motivo per cui qualcuno ha disegnato un sistema attraverso il quale un danno vascolare si trasforma inevitabilmente, inesorabilmente, in una riparazione, se tutto funziona come dovrebbe funzionare, quindi attraverso la formazione di un'aggregazione piastrinica primaria, poi un'aggregazione piastrinica secondaria, e poi attraverso la liberazione dei granuli alfa, dei fattori di crescita, che inevitabilmente portano poi alla richiamo chemiotattico a specifico, non soltanto delle cellule ossee, ma anche dei tessuti nuovi. E allora noi ci dobbiamo chiedere, quando ci muoviamo, se riusciamo a rispettare tutto questo, sfruttando quello che abbiamo fatto nel corso della nostra storia, quello che abbiamo imparato durante il corso della nostra storia, cercando sempre di comprendere che alla base di tutto c'è un mistero oltre il quale non possiamo andare. Quindi il nostro dovere è quello di rispettare i principi della natura, tenendo presente che nella natura ci sono tutti quanti gli ingredienti per far sì che un insulto, qualsiasi esso sia, nel caso nostro l'inserimento di un impianto, una rigenerazione vitale, ebbene, in ogni insulto chirurgico esiste il sistema intrinseco di guarigione. Si tratta soltanto di lasciarlo lavorare, primum non nocere, e questo è quello che ci insegnano quando ci laureiamo, ed è quello che dobbiamo continuare sempre a fare. Se questo accade, e se lasciamo lavorare i granuli piastrinici, riusciamo a ottenere da sola, spontaneamente, la guarigione dei tessuti, e questo è un dato di fatto. In questo video di Marco De Giri, che a me piace tantissimo perché è un video che lui ha messo su YouTube, quindi chiunque si può scaricare,
si vede l'inserimento dell'impianto in un impianto post estrattivo e si vede come il sangue che inevitabilmente riempie questa camera che lui chiama coagulum chamber provvede alla rivascolarizzazione della parte sovrastante. Il messaggio di Marco in questo tipo di video è un messaggio incredibile, perché praticamente se noi non solleviamo legni, non tranciamo le arterie trasversali, se rispettiamo i tragitti transmucosali senza fare nulla, perché la natura ha tutti gli ingredienti per poter far guarire i tessuti, senza fare innesti, senza aggiungere niente, se riusciamo a far lavorare il coagulo è possibile riuscire a ottenere una guarigione normale. Il nemico qual è in tutta questa storia? Il nemico numero uno sono i batteri, che inevitabilmente possono colonizzare le superfici rugose e innescare le perimplantiti. Benissimo, il trattamento non funziona, le recidive sappiamo quali siano, sappiamo che la percentuale delle recidive sono altissime, sappiamo che quando siamo di fronte a situazioni di questo tipo, il rischio è che qualsiasi cosa, qualsiasi manovra possiamo mettere in atto, ormai la colonizzazione batterica c'è ed è difficilissimo, almeno nella mia esperienza personale, che conta zero, ma in letteratura conta di più, pare che i trattamenti siano veramente difficoltosi. Il noccio della faccenda è che un conto è osservare situazioni come queste e un conto è osservare situazioni come quest'altra. Cioè, nel momento in cui si instaura una situazione di questo tipo e esiste, è vero, un riassorbimento di questo tipo, vedete sull'immagine, sulla radiografia, un riassorbimento importante con l'esposizione di vespine, ma senza una perimplantite e dalla parte opposta è lo stesso, ci viene da chiedersi come mai situazioni di questo tipo, sebbene esasperate, questo lo vedete, è fuori questo impianto, per cui è un impianto perduto apparentemente, questo ancora di più è completamente fuori, ma cosa vedo in questo? Vedo un cercine di tessuto che in realtà mi potrebbe far pensare a un qualcosa che è ben diverso da un fallimento per implantare. Quindi anche qui la natura ha provveduto da sola a rimediare a un danno. Berglund ce l'ha insegnato, ampiezza biologica è un elemento cardine, i 3 mm, 2 di epitelio, 1 di connettivo. Se non ci sono, la natura si riorganizza, si allontana dal fronte batterico, si sposta in maniera proporzionale fino a ottenere quei famosi 3 mm. Ora, in una situazione di questo tipo è successo esattamente questo, il fronte osseo si è allontanato, si è ristabilita un'ampiezza biologica e gli emidesmosomi da soli, senza che nessuno facesse niente, si sono riattaccati su una superficie di titanio liscia, perché questo era un impianto Nobel Biocare diametro 5 messo tanti anni fa. È chiaro che è un insuccesso, perché ovviamente va da sé che è un insuccesso, ha tutte le spie esposte, è improtesizzabile, come non lo vuoi chiamare, insuccesso. Ma dal punto di vista biologico c'è una bella differenza con una perimplantite. Anche qui nessuno ha fatto niente, la paziente si è presentata così, la natura ci ha messo mano e gli emidesmosomi e l'ampiezza biologica si sono riorganizzati perché il titanio era liscio. E quindi i batteri lì non hanno potuto creare nessun tipo di infiltrazione, di contaminazione. Quindi la soluzione è l'impianto liscio? Beh, diciamo di no, qualcuno l'ha paventata, potrebbe pure esserla, o almeno non è che non è una soluzione, potrebbe esserla, ma devi sapere che lavorando su superfici lisce perdi tutti i superpoteri, chiamiamoli così, che gli impianti a superficie ruvida possono avere. E questo è stato dimostrato in letteratura, le superfici, ci hanno lavorato tutti sulle superfici per capire come si potessero modificare per poter ottenere una maggiore risposta osteoblastica. C'è chi ha speso milioni di dollari, 14 milioni di dollari
Biomet 3i ha speso sul Nanotight, con i risultati che noi conosciamo tutti quanti perché abbiamo vissuto tutti. Nobel ha fatto T-Unite, Straumann ha fatto la superficie con il perossido di idrogeno, ognuno ha trovato la sua soluzione, quindi la superficie liscia non può sicuramente essere la soluzione del problema. Il problema reale è capire che questa perdita di osso marginale dipende da un riassetto complicato e da una alterazione dell'ampiezza biologica che può alterare la barriera midesmosomiale della barriera epiteliale e innescare quindi la penetrazione di batteri e di diverentine. Quindi quello che dobbiamo fare è evitare la perdita dell'osso marginale. Come a sto punto evitare questa perdita di osso marginale? Un po' questo è quello che, diciamo, il punto su cui è ruotata tutta questa faccenda, cioè come non perdere l'osso marginale. Sicuramente attraverso il rispetto dell'ampiezza biologica, questo l'abbiamo detto, se non hai l'ampiezza biologica il problema comincia a essere importante, quindi l'identificazione del biotipo è la prima cosa, è inutile stare, è certo che quando andiamo ai congressi vediamo tutti sti centrali come se poi i denti anteriori fossero al centro del mondo, ma quanti denti centrali facciamo nella vita? Adesso io non voglio essere polemico con tanti colleghi, ma porca miseria, solo io ne faccio, che te posso dire, il 10%, l'8% di tutta la mole di lavoro, io a fine anno faccio tutto il resoconto di quello che faccio, mostri centrali, non è che sto tutta sta cosa così frequente, eppure nei congressi se non c'hai una valanga dei centrali sei un povero imbecille. Allora, il problema qual è? Che vedo tutta gente con un biotipo alto 4, 5, così sono buoni tutti, fatemi vedere un centrale con un biotipo sottile, inesistente, con quel tessuto rosso che quasi quasi lo guardi e sanguina. Io quelli voglio vedere, perché nessuno mi fa una bella non identifica e mi fa un confronto dei due centrali, uno con biotipo inesistente, uno con biotipo alto 4. Poi quando sento si modifica il biotipo, ma che modifica il biotipo? Come modifica il carattere della persona? Fa l'innesto, quello viene riassorbito, è una questione solo di tempo, lo puoi incicciare come ti pare, ma se è nato, se sul DNA c'è scritto che tu non hai gengiva chelatinizzata, non ce l'hai manco lì. Poi non ne parliamo degli assorbimenti, si entra in un campo assolutamente minato. L'altra via, l'esasperazione del pattern switching, lo vedremo, il sottoposizionamento dell'impianto sotto il livello dell'osso, la chirurgia fatta inserendo immediatamente l'abbattement e l'incremento in tutto questo dell'attacco epidesmosomiale. Alberto Miselli, ho avuto la possibilità ho avuto, insomma, come tanti di voi, l'onore di conoscerlo, sono un personaggio veramente notevole, e Alberto è un po' anche in linea con quello che ci aveva fatto vedere Ignazio Loi, ormai tutti siamo orientati verso la identificazione di profili di emergenza che tendano a salvaguardare più possibile la quantità dei tessuti molli. Sono cambiati completamente e questi profili si possono cambiare anche durante la fase del disegno del provvisorio. Benissimo, poi ci sono i punch con il PRF, potremmo stare a lungo, è d'accordo. Di fatto quello che io voglio farvi vedere, magari l'avete già visto, è come attraverso un protocollo banalissimo, semplicissimo, alla portata di tutti, senza fenomeni, senza manualità esasperate, si riesce attraverso il rispetto della natura, il rispetto cioè delle condizioni di base attraverso le quali un semplicissimo coagulo può funzionare, si riescono a ottenere dei risultati accettabili. Di che stiamo parlando? Di questo protocollo che si chiama Biologically Oriented Media Loading, che è iniziato nel 2009, adesso i lavori sono stati, ormai c'è tanto follow up su questo, per cui ci sono tanti casi, e che praticamente è un protocollo che prende in considerazione gli impianti inseriti immediatamente nei siti post-estrattivi e sottoposti immediatamente a carico. Su questo la letteratura, vedrete, è
poter ritrovare tutto, al contrario di tutto. Quindi se io voglio fare una relazione, è inutile che ci giriamo intorno al discorso, siamo tutti adulti, poi questo è un webinar, non manca un congresso, per cui è una chiacchierata fra amici. Benissimo, io sono convinto che se voglio costruire una relazione, dimostrarti che sto dicendo una fesseria, mi scarico tutta la letteratura a favore. Poi voglio dimostrare il contrario, mi scarico tutta la letteratura a sfavore. Quindi io posso trovare tutto e il contrario di tutto. Dipende dal peso di chi ha scritto i lavori. Quindi sono un po', Raffaele dice, io purtroppo sono un po' dissacrante e le cose le dico dirette e cerco di ragionare sempre, di lavorare, di formare i miei ragazzi a essere liberi, veramente non farsi condizionare mai da chi parla, perché o dall'abito che porta o dai polsini dorati o dalla cravatta strafiga, questo non mi interessa. Io non voglio condizionamenti di società, di associazioni. L'unica, noi siamo menti libere, quindi dobbiamo ragionare con la testa. A me piace, sono uomo libero fino a un certo punto, perché faccio parte dell'università e un pezzo di libertà l'ho persa, ma insomma per il resto mi sento abbastanza libero. Allora, nell'ottica di questo, possiamo dire che con tutte le limitazioni, gli impianti post-attivi col carico immediato funzionano, e anzi alcuni lavori indicano che il posizionamento sotto cresta dell'impianto può essere anche diciamo consigliato. La domanda che io ho sempre fatto, sì, ma di quanto io devo mettere l'impianto, se lo voglio fare, di quanto devo inserire l'impianto sottocrestale? Perché la cosa che a me fa paura in medicina in genere, perché mi hanno ammazzato mio padre per un parere sbagliato, ebbene, quello che io veramente, di cui ho paura, è il parere. Dici, ma guarda, secondo me, mamma mia, cioè lo spannometro mi fa un po' paura, quindi se io proprio devo partire con protocollo, almeno datemi dei numeri, fatemi scrivere qualcosa, perché temo che con lo spannometro vado a sbattere. Allora, in questo piccolo protocollo a cui si attacca poi Trumpet, si aggancia Trumpet, è il risultato di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, di quelle diapositive iniziali che vi ho fatto vedere, storia magistra vite con quel carico, con quel caso pazzesco fatto nel 77, tutto quello che ne è venuto dopo. Ebbene, vi faccio vedere quello che è stato tirato fuori. Allora, one surgery, cioè posizionamento immediato post estrattivo senza assolutamente disegnare lembi. Sotto preparazione, soprattutto in osso di 3 e di 4, controllo del torque e della stabilità, forma, lì è stato anche dimostrato che un cono è più stabile rispetto a un cilindro, misura del biotipo e dello spessore e in funzione di questo posizionamento dell'impianto sotto cristale, inserimento dell'abutment che in maniera irrevocabile con l'adozione del Trumpet è alto 3 mm e immediatamente protesi abitata. Ritornando sul punto 1, ma è chiaro che un posizionamento post-estrattivo immediato di un impianto non ha effetti devastanti dal punto di vista del dolore e del gonfiore, le arterie trasversali, le periostali non vengono sollevate, i lembi non vengono sollevati, per cui quello che è soprattutto importante è il periosteo non viene disturbato, è matematico che noi otteniamo un risultato eccellente, ma soprattutto vedremo che con il posizionamento immediato di una moncone che sia ritentivo nei confronti del coagulo, noi assicuriamo la rivascolarizzazione del sito. Come si calcola a questo punto il posizionamento dell'impianto rispetto al biotipo? Se noi, attraverso una formuletta matematica che proviene dall'insegnamento di Thor Berglund. Thor Berglund che cosa dice? Che per avere riassorbimento zero, noi non dobbiamo, quindi per fare in modo che non ci sia arretramento del fronte osseo, noi non dobbiamo fare altro che avere un'altezza biologica pari a 3. Che abbiamo chiamato che è una costante, quindi la ampiezza biologica è una costante, quindi in matematica le costanti si chiamano K. Se K coincide con lo spessore dei tessuti molli, che è X, automaticamente in questa situazione noi abbiamo un riassorbimento pari a zero.
Benissimo. Ma in questo lavoro di Thor Backlund il posizionamento dell'impianto è a livello cristallo, cioè se noi diamo un valore zero al posizionamento dell'impianto rispetto alla cresta, otteniamo un rapporto che è esattamente lo stesso, cioè se il riassorbimento deve essere una sommatoria, praticamente deve essere zero, vuol dire che la differenza tra K, che è l'ampiezza biologica, e su D deve essere zero. Quindi se il riassorbimento deve essere zero, devono coincidere l'ampiezza biologica e spessore del suo. E su questo non ci piove. Se sviluppiamo questo tipo di equazioni, viene fuori che per avere Y uguale a 0, X, che è lo spessore dei tessuti molli, meno 3 è l'equazione precisa. Quindi per avere Y uguale a 0, X, che è lo spessore dei tessuti molli, deve coincidere con 3. Se no, ovviamente Y non è 0, è un numero diverso. Facciamo un esempio pratico. Se abbiamo per esempio uno spessore di tipo 2 e posizioniamo a 0, cioè a livello dell'osso, il nostro impianto, il riassorbimento inevitabilmente è di 1, perché ovviamente, qui adesso si è mangiato un pezzo di formula, se inseriamo i dati all'interno di questa formuletta ci accorgiamo che se mettiamo 2 al posto di x viene meno 1, cioè abbiamo un riassorbimento di un millimetro, cioè se noi non teniamo conto dello spessore dei tessuti molli e mettiamo l'impianto a filo dell'osso, è inevitabile che viene riassorbito. Quindi quello non è quello che definiva Brammer che un riassorbimento fisiologico nel corso del primo anno, manco per niente, è un riassorbimento che vedi perché non c'è ampiezza biologica e quindi l'organismo se la va a riguadagnare. Poi se questo tessuto, se questo colletto è un colletto liscio come l'immagine che vi ho fatto vedere, non succede niente. Se riforma l'ampiezza biologica fa schifo perché c'ha le spire che stanno lungo l'ampiezza biologica, ma sollisce e non succede niente. Viceversa, se quelle spire che si sono esposte sono ruvide, sono quello che non sono lisce per essere precisi, verranno colonizzati dai batteri e lì succede un pastrocchio, parte una vera implantite. Quindi per avere un equilibrio noi dobbiamo posizionare, possiamo trovare che il posizionamento dell'impianto dovrà essere un millimetro al di sotto se abbiamo due. E questi sono degli esempi pratici, vedete, a giorno 0, 30, 180, 410, questo è un esempio cretino, ma ci sono esempi molto più importanti. Qual è qui l'impiccio? L'impiccio qual è? Che se io scendo con l'impianto sotto cristale e voglio utilizzare un abutment in commercio, non ci riesco in maniera precisa, perché essendo svasato non riesco a scendere nel tunnel osseo, a meno che non me lo vado a distruggere. Qui a destra già vedete le prime immagini di Trumpet, che è stretto, più stretto del collo dell'impianto. Questo è un caso invece fatto per esempio con altri monconi, questa è una signora di 45 anni, distrutta, è un caso che io ho fatto vedere tante volte. Questi sono gli impianti a 24 ore, l'avrete fatti tanti anche voi, l'avete visto come guarisce bene. Qui io ho forzato la mano, questi MUA non scendevano facilmente perché hanno appunto uno svasato, vanno a impattare, però nonostante questo poi le cose funzionano bene a distanza di tempo, diciamo non solo 5 giorni, a distanza di anni. Questi sono tutti i lavori, vado veloce perché mi interessa fino a un certo punto, la fessolatura viene mantenuta, i picchi vanno mantenuti, ma io non ho fatto nulla, non ho fatto incrementi, non ho fatto niente, ho soltanto mantenuto il coagulo in sede e l'ho fatto lavorare, non ho fatto nient'altro. E poi con il provvisorio è chiaro che ho condizionato, ma no, non ho fatto una compressione come si faceva una volta, ho soltanto fatto in modo che il coagulo potesse lavorare indisturbato. Questo a distanza di 2 anni non c'è nessun tipo di riassorbimento. Questa è una ballerina, faccio vedere spesso anche questa, estrazione, vedete il posizionamento dell'impianto con il MUA, è un impiccio perché questo è svasato. Il posizionamento del provvisorietto, vedete la forma che mi stabilizza il coagulo, nessun innesto, osso, non osso, materiale, non materiale,
La natura c'ha tutto quello che serve, c'è il coagulo, non c'è bisogno di fare nient'altro. Questo è appena avvitato il provvisorio. Guardate il colletto, in questa posizione non c'è il mouse, guardate il colletto distale di questo 21 e guardate subito dopo. Faccio la foto e già si è chiuso. Se vado a fare una radiografia di controllo, guardate che cosa succede a 10 settimane, questo lo vado a rimuovere, guardate i tessuti, perché tutto succede fuori il tunnel trasmucoso. Il sigillo biologico c'è stato, la giunzione midismoniale c'è stata, non gli ho rotto più le scatole, non l'abbiamo scoperto noi, questo lo diceva Straumann all'epoca di Chicco e Nina, quando aveva iniziato a fare l'impianto trasmucosale, ve lo ricordate? Il punto di forza è che tu non rompivi più il sigillo biologico, quindi noi non abbiamo fatto niente di nuovo, abbiamo rispettato il sigillo biologico. A 10 settimane guardate i picchi, vabbè, poi fate il definitivo e lì diventa fatto soltanto tecnico, però guardate come l'osso tende a chiudersi sul MUA, perché? Perché c'è un sostegno vascolare. Se c'è il sostegno vascolare, in odontoiatria e in medicina senza sangue si chiamano morti, cioè non è che si chiamano in un altro modo, per cui è matematico che vascolare faccia la differenza sostanziale in tutto questo. È chiaro che questo è un biotipo di tipo spesso, è tutto più facile, siamo tutti d'accordo, ma se dobbiamo far vedere qualcosa di più complesso, adesso lo vediamo, ci rendiamo conto che non cambia praticamente nulla, anzi ci dobbiamo soltanto allontanare di più. Nasce in quest'ottica Trumpet, nasce proprio per questo tipo di problema. Vedete i MUA in commercio, questo di destra giallo è proprio un MUA tradizionale della Biosafin, questo di destra è un MUA della Triai, sono svasati, questo di destra un po' di meno, ma più o meno ci siamo. È chiaro che una situazione di questo tipo, dritto, in questo modo, riesce a penetrare all'interno di quanto ti pare per poter scendere e stabilire i 3 mm di ampiezza biologica. E in più, vedete, questo è il brevetto che è stato ottenuto, e in più abbiamo quella che definiamo prima l'esasperazione della platform switching, che non è che abbiamo aumentato, è aumentato la Zara, è vero, ma noi, questo è il gruppetto di quando sono venuto ad Ancona, stiamo parlando, questa è una foto, udite udite, del 1998, perché io frequento questi posti, ebbene dal 1997, veni qui con Maurizio Procaccini, che era diventato ordinario e direttore, veni qui con lui, Bruno lo sa benissimo, siamo invecchiati tutti qui praticamente, e questa è una foto con due miei allievi, Giorgio Mele, Andrea Santarelli e Danilo Mattioli, questo di destra è diventato associato e adesso diventerà ordinario, quindi stiamo parlando, quella in alto è diventata mia moglie, questa a destra non so che fine ha fatto. All'epoca, Fabrizio, dimmi, Ciccio. Te l'ho rubata, ti ho rubato la foto, così ti ricatto. Hai visto quanto ero bello? Guarda quanto ero bello, bellissimo, bellissimo. Mi piaceva un bel po', porca miseria. Santarelli è uguale, invece, guarda di adesso. Cambiavo niente. Allora, stavo dicendo che pensa che io con Giorgio Mele e con Danilo Mattioli mi ci vedo a tuttora, per cui sono dei ragazzi, ma con tutti i ragazzi mi ci vedo sempre, perché il rapporto non finisce mai, li considero miei figli, per cui ogni volta che posso stiamo sempre insieme. È il grande, è il privilegio di fare questo lavoro all'università, e tu lo sai, è quello di riuscire a lasciare un piccolo ricordo nel cuore di questi ragazzi. È un privilegio unico, nessun altro lavoro ti dà questo grande privilegio. Stavo dicendo che nel 2001 avevamo visto questo impianto di Gianni, che era un TBR col colletto stretto, che effettivamente questi riassorbimento non ce l'avevano mai, e questo era proprio ci aveva fatto pensare che qualcosa doveva succedere, ed era proprio, lo portammo, mi ricordo, a Tolosa, questo lavoro era proprio l'intuizione di quello che sarebbe diventato poi anni dopo, perché stiamo parlando del 2006, anni dopo sarebbe stato pubblicato dalla Zara con il platform switching. Come è fatto questo Trumpet? Trumpet nasce, questo è il disegno al CAD, nasce con appunto questo tragitto trasmucosale che ha queste, vedete queste bozzette, che serve appunto per aumentare la superficie di scambio con i tessuti molli rispetto a una superficie liscia. Una superficie di questo tipo ovviamente
è molto più, diciamo, esprime una maggiore superficie rispetto a una superficie dritta. In più non è svasata, per cui possiamo inserirla all'interno dei tunnel quanto vogliamo, senza dover andare a sbattere con gli spigoli sui picchi ossei. Quindi ci possiamo addentrare quanto ci pare. Come si vede in questa immagine, la superficie, l'area praticamente esposta è nettamente maggiore. E in più a questo cappello, che per questo si chiama trumpet, perché sembra la parte, diciamo, suonante della tromba, trumpet sta per tromba, la parte superiore fa da stabilizzatore del coagulo, cioè esaspera quel concetto di coagulum chamber di Marco, per cui rispetta e fa lavorare il coagulo come si deve. Vedete come si inserisce all'interno del tunnel il trumpet senza dover andare a interferire con i picchi ossei vicini. Rispetto, in una situazione di questo tipo sarebbe impossibile non mettere un trumpet, perché è chiaro che io vado a impattare sulle zone vicine. Poi possiamo anche provare a implementarlo. Abbiamo fatto, sappiamo dalla letteratura di Berglund del 98, noi sappiamo che la superficie in titanio è predisposta all'attacco emidismosomiale da parte delle cellule epiteliali, e sappiamo anche che la disse di connessione, no, degli abbattimenti rompe questo sigillo emidismosomiale, che per noi rappresenta il sigillo biologico. Quindi se viene definito sigillo biologico ci sarà un motivo, e il motivo sta nel fatto che l'emidismosoma ha una sua funzione, ha un suo perché, e non possiamo pensare che una volta attivato lo riconnettiamo, disconnettiamo a nostro favore. Quante volte abbiamo visto negli studi provare e riprovare monconi presi dai modelli, non dico che ci hai sputato sopra, ma quasi, neanche decontaminati e provati in bocca. Ma che il moncone dovrebbe essere decontaminato, dovrebbe essere sterilizzato e poi con una calma atavica inserito sperando di metterlo e non toglierlo mai più. Invece spesso viene provato 2, 3, 4 volte, fino a quando poi, è chiaro, la mucosa risponde con la produzione di cheratina, fine del sigillo emidismosomiale, e vai con la produzione di una tasca che è lunga quanto il tragitto che c'è a disposizione. Quindi non è che se tu c'hai un biotipo spesso automaticamente ci avrai un risultato positivo, ma non sta scritto da nessuna parte. Dipende come dovrai, come sarei riuscito a gestire il tunnel trasmucosale. E l'unico modo per gestirlo bene è non gestirlo. Sembra un gioco di parole, ma è così, nel senso che meno lo tocchi e meglio è, perché nel momento in cui lo tocchi inneschi una risposta infiammatoria che finisce con la produzione di cheratina. La cheratina allontana gli emidesmosomi dal titanio, quindi fine della gestione emidesmosomiale. Abbiamo provato, questo vado veloce perché tutta ricerca non mi frega niente, è comunque un modo per implementare l'adesione praticamente degli emidesmosomi su dei dischetti che abbiamo trattato con PVD di zirconio. Il PVD è il Physical Vapor Deposition, è quel meccanismo, per capirvi, che usa per esempio anche la Mectron per rivestire gli inserti. Ed è un modo per implementare, diciamo così, attaccare sul titanio o PVD di titanio o PVD di zirconio, a seconda di quello. E abbiamo visto che fondamentalmente non c'è nessun tipo di differenza tra quelli normali e quelli in titanio. Quindi quegli studi che sono usciti adesso, se vedono gli abbattimenti rivestiti in PVD, a me lasciano molto perplessi, perché noi abbiamo fatto questo lavoro per primi, abbiamo fatto la cultura in vitro cellulare e ci è uscito che non c'è alcuna differenza. Quindi saranno pure più carini, ma dal punto di vista pratico non serve assolutamente. E sta dicendo, vi volevo far vedere questo video, vado velocemente qui, vi volevo far vedere questo caso semplicissimo, in cui praticamente, non tanto questo qui, vi voglio far vedere proprio questo video, ecco questo qui, di questo caso disperato. Praticamente qua abbiamo estratto tutto, e
L'abbiamo fatto nel modo più semplice del mondo, cioè cercando di mantenere gli altri denti in maniera che ci tenessero anche dal punto di vista del parallelismo, dell'inclinazione, ci dessero l'inclinazione giusta, e quindi abbiamo eseguito l'intervento in maniera banalissima, come farebbe chiunque di noi, quindi non ci vuole nessun tipo di nessuna manuale, particolare manualità, niente di tutto questo. Abbiamo inserito gli impianti misurando l'approfondimento, con tenendo in considerazione nello spessore dei tessuti molli secondo quella formula che ho fatto io, e questi sono i trumpet che vengono inseriti con l'inseritore tarato a 20 newton. E una cosa carina è che queste teste praticamente sono compatibili con qualsiasi tipo di transfer praticamente di tutte le altre metodiche che sono in commercio, a parte che tanto comunque voglio dire i transfer sono presenti, cioè se voi avete i transfer già per la Win 6 per un altro tipo di torretta, in particolare per la torretta bassa, utilizzate lo stesso transfer per questo tipo di MUA, quindi non dovete cambiare assolutamente niente. È chiaro che questo MUA scende con una bellezza, perché non va a impattare da nessuna parte. Quindi è facile riuscire a comprendere come poi tutto possa funzionare, perché la parte transmucosale espone maggiore tessuto, maggiore area ai tessuti molli. La parte alta tiene incarcerato il coagulo. Nel momento in cui ci sono delle lenti aperti, disegniamo il provvisorio in maniera tale che sia lo stesso provvisorio a tenere il coagulo. Vedete come dopo 24 ore qual è la situazione? La situazione, noi non abbiamo fatto niente, nessun innesto, abbiamo messo i punti dove non ci sono gli impianti, ma non abbiamo fatto nessuna manovra trascendentale, abbiamo soltanto esclusivamente rispettato i tessuti, non abbiamo tagliato le arterie trasversali, abbiamo sottopreparato, non abbiamo fatto sanguinare più di tot il paziente, non abbiamo esagerato con l'anestesia, con il vasocostrittore, una a 200.000, non una a 100.000, perché la vasocostrizione è un elemento di disturbo. Poi il provvisorio è stato preparato, viene avvitato e ci vogliono 10 minuti per fare in modo di terminare il lavoro. Cioè, il concetto qual è? È un MUA come tutti gli altri MUA, ma tiene in considerazione quel protocollo di sottoposizionamento degli impianti guidato da una formula matematica, quindi che non è più legato a un parere. È sufficiente misurare i tessuti molli e inserire l'impianto per quel che passa per rispettare l'ampiezza di oggi. A quel punto va da sé che tutto funzionerà nel migliore dei modi. Non c'è bisogno di innessi, non c'è bisogno di nulla se non del rispetto delle regole, rispetto della natura e soprattutto di quel mistero della vita di cui io avevo parlato all'inizio, di cui sono pienamente convinto. Ecco, vedete la radiografia, vedete come scendono i trumpet all'interno dei tunnel, e come quindi è facile poterli inserire senza doversi dover andare a interferire con i picchi ossei. Quindi praticamente il messaggio che vi voglio lasciare è che questa metodica ti dà la possibilità di fare un one time surgery, quindi evitare la rottura delle arterie trasversali, il sanguinamento e tutti i danni vascolari che non vogliamo. Possiamo dare massimo spazio, perché l'abbiamo detto, massimo spazio ai tessuti molli e minimo spazio per i tessuti duri, perché ovviamente si riesce a inserire all'interno del tunnel osseo. Quindi è qualcosa che è veramente nelle mani di tutti noi. Io vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande, questo è il mio cellulare, la mia email istituzionale, e sono pronto se volete farmi qualche domanda. Grazie Fabrizio, grazie davvero tante. Adesso vado a controllare, scusami solo un attimo. Allora, Sergei ti chiede che cosa succede se utilizzo il trumpet come healing abutment.
Lo puoi tranquillamente inserire durante, esiste un trumpet per i mono, perché il trumpet ne nasce come MUA, cioè multi unit abutment, cioè come impianto destinato a una protesizzazione multipla. Tuttavia esiste anche un MUA singolo che abbiamo messo a punto con Biosaffine, che può tranquillamente essere messo immediatamente durante l'inserimento dell'impianto, e c'è il tappino che va messo sul trumpet, è il tappino che normalmente si utilizza per i MUA. Pari, quindi è un tappo piccolino per proteggere tutta la parte interna dove poi si avviterà la corona. Quindi lo puoi fare tranquillamente. Ecco Fabrizio, allora era quello che ti dicevo. Quindi io sul trumpet ci avvito una healing cap normale di quelle che abbiamo in dotazione. Un healing cap che tu normalmente utilizzi per i tuoi MUA a torretta bassa. Perfetto, perché tradotto, io decido di partire di trumpet perché è giusto che io lo posizioni subito dopo il posizionamento impiantare. Non ci sono le condizioni per fare l'immediate loading, metto l'healing cap che mi dà Gianni, tranquilla, avvitata, come se l'avvito sulle A. Esatto, perfetto. È esattamente così. Allora Fabrizio, intanto aspetta perché lo sai, mentre noi parliamo poi arrivano, si aggregano, ah no, ti fanno solo i complimenti Fabrizio. Allora, troppo carini. Visto che quelle persone che sono un bel po' che ci stanno ascoltando, io direi che, e ovviamente non c'è niente di combinato, quanto ha esposto oggi il professor Bambini va esattamente nella nostra ottica di combattimento. Tu hai parlato a una combricola, a una compagnia, a una squadra che siamo noi, e io spero che tu ti consideri anche di questa squadra. Tutto quello che hai fatto col trumpet per stabilizzare il coagulo, ti garantisco che da Marco Finotti che ha parlato del carico immediato, a noi che abbiamo fatto la riabilitazione a numero ridotto di impianti, tutto ruota sulla stabilizzazione del coagulo, e quindi il trumpet va a percorrere quella linea rossa che attraversa tutto il nostro lavorare con tutte le differenziazioni che ci sono fra di noi. E poi la tua massima, che ovviamente è già stata sposata e clonata, ed è quella che è stato l'altro messaggio, il massimo spazio per tutti i tessuti molli che si adoperino come meglio possono e i tessuti duri che si arrangino, assolutamente. Fabrizio, cosa dirti? Gianni è qua che ci guarda, ci ascolta. Io dico, quella lì del trumpet, io mi auguro che l'ennesimo sassolino che tu hai tirato nello stagno venga raccolto da qualcuno. Faccio un esempio, Giampiero che è lì che mi guarda, non so se è nello chalet in montagna oppure è nello studio camuffato da applicazione. Cioè sicuramente qualche caso da fare insieme per confrontarci e vedere le nostre esperienze su quello che tu ci hai proposto, perché sicuramente il principio è la biologia, come ci hai fatto vedere, che è alla base del tutto. Quindi non c'è nessun tecnicismo, la tecnologia al servizio della risposta biologica. Ma infatti era proprio quello, perché il problema dei tecnicismi è che funzionano nelle mani di pochi. Allora, la cosa è poiché l'odontoiatria è di tutti, non deve essere di pochi, il messaggio deve essere veramente per tutti. E io credo che in questi anni, devo dire che noi ci conosciamo da un sacco di tempo, tu lo sai quanto tempo, da quanto io batto questa pista dei tessuti molli, ci sto lavorando da tanto tempo, in tempi non sospetti, io mi ricordo all'epoca nel 2000 io ordinavo le viti di guarigione piccole e mi dicevano ma perché lei ordina queste piccole, lei ordina quelle spasate, e io rispondevo ma ordinerò quello che mi pare, ma sono libero di comprare quello che voglio, ma insomma, capito? Allora voglio dire che ho sempre cercato di essere libero e di ragionare, no? Allora il fatto di lasciar guarire e lasciar lavorare la natura, i cui misteri ancora sono veramente tutti aperti, tutti veramente, sono talmente tanti i misteri che non abbiamo svelato, che ci dovremmo vergognare di essere presuntuosi nel voler scavalcare questi principi. Ecco, questo voglio dire, evitiamo la presunzione, perché rischiamo veramente di andare a sbattere contro il muro, perché poi che succede? Che io vedo un caso meraviglioso e per quel caso ce ne stanno altri 50 che non vedrò mai, che invece non ha funzionato. E poiché qui è in ballo la nostra professione,
noi viviamo di questo, è vero, ma i pazienti vivono del lavoro che noi gli abbiamo messo, quindi non possiamo poi far finta di niente. Cioè, loro devono avere quello che ha anche una certa predicibilità, e la predicibilità ce la dà la natura, non ce la danno i tecnicismi esasperati di mani felicissime. Tutto qui, è un messaggio da tutto questo. Tutto qui. Vabbè, sì, sì, è un messaggio essenziale, perfetto. Io, Gianni, per quanto mi riguarda, direi che l'avevo detto nelle premesse, direi che Fabrizio è stato assolutamente convincente nella sua onestà. I principi che ha esposto sono quelli fondamentali che guidano la guarigione tissutale, e quindi molto bello, grazie dello stimolo e l'incitamento ad utilizzare il trumpet, c'è tutto. Grazie a voi, per me stare con voi siete la mia famiglia, per cui io non dimentico le cose, non dimentico le cose fatte con il cuore, tendo a dimenticare le cattiverie. Gianni lo sa, mi conosce, e sono fatto così, poi non porto al cuore. Va bene, allora buona serata a tutti.